torna il Festival dell'Aspide. Dal 9 all'11 agosto, Rocca d'Aspide si tinge dei colori dell'accoglienza. Tre giorni intensi, pieni di musica, saranno infatti tanti concerti tutti gratuiti. Non mancherà il divertimento e tanta gastronomia. Tema dell'edizione del Festival dell'Aspide 2024, gli invisibili. Sì, torna l'evento centrale della nostra programmazione estiva, il Festival dell'Aspide, l'evento che riporta nella nostra città tantissimi visitatori di ogni parte d'Italia, giovani per lo più, sulla base di una serie di offerte di concerti gratuiti, che sono tanti gruppi che sono passati e che poi hanno fatto la storia e che sono apprezzatissimi per un evento che appunto mette insieme l'allegria, la gioia di stare insieme, la tranquillità, la serenità, il divertimento, l'amicizia in una città che si apre, che diventa accogliente e che offre un percorso dove si snodano tante opportunità di degustazione dei nostri prodotti, di ascoltare musica, di stare insieme, di vivere magiche serate all'insegna appunto dei valori e dei principi che poi sono l'espressione e la caratteristica fondamentale della nostra terra, della nostra città. I messaggi sono quelli di guardare al nostro prossimo, a chi non riusciamo a guardare, perché la nostra vita è fatta di tante persone invisibili, di tanti momenti in cui ci si isola, ci si annichilisce a volte, e dunque noi vorremmo che ci si guardi, che si guardi oltre l'invisibile e che si scoprano i volti, le persone, il senso di amicizia, l'afflato della comunità che accoglie e ospita tante altre persone, diverse da noi, ma che sono poi persone che con noi hanno tanto da raccontare e che hanno tanto da condividere. E dunque vorremmo guardare a questi, agli emarginati, ai migranti, alle vittime di violenza, per affermare che cosa? Semplicemente che ci sono diritti fondamentali, diritti universali che non possono essere calpestati e che non possono essere in alcun modo regrediti a meri enunciazioni di principio. Quindi vorremmo che si attuasse realmente la solidarietà tra i popoli, che vi fosse veramente quel senso di umanità che poi rende le comunità vive e soprattutto che rende la vita di ciascuno di noi una vita vera che merita di essere appunto vissuta. Perché da favola è l'atmosfera che si respira questa sera a Castel San Lorenzo. Noi siamo con la presidente della Nova Proloco Castellese, Luisa Sabetta. Ne abbiamo parlato tantissimo, finalmente la notte di mezz'estate. Sì, Alessandra, finalmente è arrivato il primo agosto e la notte di mezz'estate è con noi. Un caldo da morire perché siamo state una giornata sotto il sole per organizzare questa meraviglia. E tanta collaborazione da parte di tutte le componenti della Nova Proloco Castellese. Sì, senza di loro tutto questo è inimmaginabile, perché comunque è da stamattina che stiamo a collaborare insieme, a preparare, eccetera, quindi è davvero bellissimo anche stare insieme, perché è un modo anche per stare insieme. Stiamo vedendo tantissime cose belle, una postazione dedicata alla figura di Frida Kahlo, poi tanto buon cibo e tanto altro. Sì, quest'anno abbiamo voluto dedicare una postazione proprio ad una donna coraggiosissima che davvero è l'emblema di tutto quello che può accadere nella vita, e dunque abbiamo pensato a Frida Kahlo. Poi abbiamo allestito questo bellissimo viale in modo naturale, abbiamo realizzato tanti allestimenti riciclando barattoli, tessuti, ed è una scenografia bellissima. E come dicevamo, anche tanto buon cibo e tantissima musica. Sì, adesso sta proprio in questo momento, si sta esibendo Pasqualino Barlotti, e poi ci sarà Marione, ci saranno le principesse a momenti e poi tantissimo buon cibo, il vino e tanto altro.
Caterina Bianco, dirigente della ditta Nappi Su, dall'evento Notte di Mezz'estate di Castel San Lorenzo, e ancora una volta la ditta Nappi sostiene le cose belle di questo territorio. Sì, guarda, siamo stati, se ricordo, la prima volta che è venuta da noi Luisa a chiederci un contributo ed è partita questa iniziativa. E quindi è un classico appuntamento al primo di agosto ogni anno a questo punto. Un contributo veramente significativo per questi borghi che sono piccoli ma comunque garantiscono tanto, soprattutto durante l'estate. Guarda, quello che è bello qui è la gente, è calda, è affettuosa, e merita, questo merita. E tra l'altro abbiamo visto che sono comuni virtuosi anche in termini di raccolta differenziata. Sì, è vero, anche perché comunque facciamo anche noi la raccolta differenziata su questo comune e abbiamo dei buoni risultati. Sindaco Giuseppe Scorza, Castel San Lorenzo si riveste ancora una volta a festa, questa volta per la notte di mezz'estate. Sì, stasera siamo con le bellissime donne della Prologo per questa bellissima notte di mezz'estate. Questo evento che si articola su due serate, questa di stasera, primo agosto, e di domani sera, che le ragazze hanno saputo immaginare, pensare, realizzare con la tenacia, la capacità e il gusto che solo loro sanno dimostrare in ogni circostanza. Davvero molto bella tutta la scenografia che hanno immaginato, interessante tutti gli spettacoli che hanno pensato per questa serata, bellissimi gli stand che si sono collocati lungo la via Roma di Castel San Lorenzo per rendere amena e ancora di più piacevole questa bella passeggiata. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere due bellissime serate, promuovere il territorio, vivere insieme momenti di allegria, piacevolezza che ci rinfrancano per l'estate che ci stiamo godendo. Quindi un motivo per venire, un motivo in più per venire a Castel San Lorenzo, per conoscere Castel San Lorenzo. E da parte mia tanta gratitudine alla Nova Prologo, a tutte coloro che hanno collaborato per questo evento, anche alla macchina comunale, alla Polizia Municipale che presta attenzione perché tutto si svolga al meglio. Una comunità che si muove, una comunità che cerca di stare bene e fa cose belle. Stasi è uno dei cognomi più diffusi di Felitto e proprio per ricostruire le origini e incontrare le tante persone che portano questo cognome che è diventato un appuntamento fisso, il raduno dei Di Stasi. Noi abbiamo raggiunto Felitto per parlarne con la professoressa Giusi Di Stasi. L'ideatore proprio di questa iniziativa è il signor Antonio Di Stasi, che vivendo all'estero e tornando spesso a Felitto ha deciso di ricostruire le origini di questo cognome. Il senso dell'iniziativa in realtà vuole avere una valenza culturale, di identità, ma anche di attaccamento al territorio. Quindi abbiamo pensato di riunirci annualmente e quest'anno è il secondo raduno internazionale. Il fatto che ci sia una seconda edizione vuol dire che questo raduno sta andando benissimo e raccoglie tanti partecipanti. Sì, in realtà siamo abbastanza contenti di questo e stiamo lavorando già per il terzo raduno, proprio perché ci vengono delle sollecitazioni anche per decidere una data comune per l'anno prossimo. C'è qualcuno che viene anche da altre regioni d'Italia, perché questo cognome è molto diffuso anche in altre regioni e tanti sono i Di Stasi che stanno all'estero. Quindi abbiamo cercato di fare un incontro intergenerazionale, ma anche di ricordo e del valore della propria identità territoriale. Professore Donato Di Stasi, e dietro questo cognome c'è una storia lunghissima, sono tanti gli elementi che connotano le origini del cognome Di Stasi. La famiglia Di Stasi è antichissima, la famiglia Di Stasi più antica di Felitto io l'ho individuata e si stende intorno al 1650, sicuramente poteva esserci anche prima la famiglia Di Stasi in Felitto, però non ho trovato documenti che lo confermassero. Ho trovato altresì documenti che confermano la presenza dei Di Stasi nel Cilento già
metà del 1400. E ho trovato anche altri documenti che testimoniano la presenza dei Di Stasi un po' ovunque nel territorio italiano, così come ho trovato anche dei documenti che testimoniano la presenza di un cavaliere, Stasio de Stasis, nel Valle di Diano, al quale fu eretta anche una tomba presente nella chiesa più importante di Teggiano. Però quel cavaliere non fu mai sepolto in quella tomba, proprio perché era un cavaliere, probabilmente morì lontano. In quella tomba poi, molto tempo dopo, nel corso del 1800, vi fu sepolto il primo vescovo di Teggiano. Ma la presenza, come la storia dei Di Stasi, testimoniata anche dall'esistenza di vari blasoni di famiglie Di Stasi in vari luoghi d'Italia, è molto diffusa, è molto radicata oltretutto in tutto il territorio nazionale, così come si è diffusa anche all'estero, in modo particolare nelle Americhe in seguito alle emigrazioni del 1800 e poi anche in Europa in seguito alle emigrazioni del 900. E affelitto al raduno dei Di Stasi una coppia che, pensate un po', arriva da Ginevra, ma lei è originaria di Felitto, Elena Di Stasi, compagna di Jean-Claude Cossier. E allora, quali sono le sue emozioni nel conoscere questa grande famiglia della sua compagna? Allora, l'emozione che io sento nel vivere questa esperienza è simile a quella che io provo quando sono con la mia famiglia. Noi ci riuniamo una volta l'anno in un picnic con quelli che sono i miei cugini, perché ormai la vecchia generazione non c'è più, e l'emozione è quella di unire il passato con il futuro, le tradizioni, e questo incontro è davvero emozionante per me. È un importantissimo momento di incontro questo, ma quali sono gli elementi, le sorprese più belle che sono emerse anche alla luce del raduno dello scorso anno? Beh, giustamente abbiamo dovuto fare le ricerche, come poc'anzi pure raccontava il professore Di Stasi, e abbiamo scoperto che sono tantissimi Di Stasi che si sono distinti nel mondo nelle diverse attività. E quest'anno voglio segnalare la presenza del gruppo Felitto nel Cuore, che ci aiuterà nella diffusione su scala globale dell'evento, e quindi ringrazio per questo l'amministratore Mario Marchese e in particolare anche l'azienda Apollo e Daphne di Felitto, che produce lavanda e prodotti a base di lavanda, meglio nota col brand Doar, che offrirà ai partecipanti un aperitivo. È stato un modo per fare sinergia e speriamo che la cosa possa crescere e brillare come tanti Di Stasi nel mondo stanno brillando. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. La radio dei vostri successi, MPA. Radio MPA. Tutto pronto per la festa della Bontà di Bufala 2024, che si svolgerà dall'8 al 14 agosto a Matinella di Albanella. Il tanto atteso appuntamento, giunto alla 24esima edizione, è organizzato dalla Matinel Prom, presieduta da Luigi Cantalupo. Tante le squisitezze che si potranno degustare nei 7 giorni dell'evento, dai bocconcini di bufala campana,
ai fusilli al ragù, alla braciola, alla salsiccia di vitello, alla bistecca di vitello e tante altre pietanze. Non mancherà anche il divertimento, con tanti gruppi che si alterneranno durante le 7 serate. Ma la festa della bontà di Bufala ha anche un aspetto sociale. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto in opere di beneficenza. In passato l'associazione Mati nel Prom si è fatta promotrice della donazione di 10 computer alle scuole elementari di Matinella, ha ristrutturato e tinteggiato la chiesa di Sant'Anna, ha ristrutturato il campanile, ha donato il crocifisso alla chiesa di San Gennaro. La festa della bontà di Bufala si svolgerà dall'8 al 14 agosto a Matinella di Albanella. Suggestiva l'area attrezzata per accogliere al meglio il Sime Country Festival, giunto alla sua terza edizione, organizzato dall'associazione L'Ancora, e noi siamo con il presidente Antonio Cortese. Che cosa può trovare chi viene al Sime Country Festival? Allora, chi viene al Sime Country Festival troverà sicuramente uno spazio dove rilassarsi, dove potersi sedere, dove far divertire i bambini, e soprattutto quest'anno ci sono anche i cavalli gratuiti. E poi tanto buon cibo. Sì, sì, assolutamente, e c'è anche da bere. Cioè, abbiamo un'ottima birra alla spina, la Coca-Cola e l'acqua. E poi non mancherà la buona musica che farà divertire tutti. Sì, questa sera abbiamo Christian Damien, un gruppo country pugliese. Domani sera abbiamo un gruppo di musica popolare che si chiama Le Sette Bocche ed è molto conosciuto in zona. Domenica sera abbiamo Michele Belmonte live, sarà una cover mista. E dopodiché ci sarà l'attesissimo Biagio Izzo. È già la terza edizione, questo fa pensare bene, vuol dire che si sta rivelando un successo il Sime Country Festival. Sì, fortunatamente, anche se il primo anno eravamo un po' scettici, abbiamo avuto un'ottima risposta dalle persone e quindi penso che diventerà un appuntamento fisso il nostro. Maurizio Di Poto dell'associazione L'Ancora, che si è tanto impegnata per garantire ancora una volta un bel momento di intrattenimento e di festa a Borgo Cariglia per tutti i visitatori, i turisti e i cittadini. Siamo alla terza edizione del Sime Country, noi ragazzi dell'associazione Ancora siamo ben 30 ragazzi e ragazze che ci impegniamo per portare avanti questo evento che ormai diventa sempre più grande. C'è una bella collaborazione tra di voi. Sì, sì, assolutamente. Infatti oggi sono questi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, però veniamo da giorni che lavoriamo intensamente per poter svolgere la manifestazione. Una terza edizione che si apre con un momento particolare dedicato a un vostro concittadino che purtroppo non c'è più. Sì, sì, 2 giorni fa purtroppo è scomparso il nostro caro amico Pasquale, tifosissimo della Salernitana e impegnato nell'associazionismo territoriale, e noi l'abbiamo voluto ricordare. Tra l'altro ho dedicato a lui un bel gesto, perché questa sera ci sono i tifosi della Salernitana, la sua squadra del cuore. Sì, sì, sono presenti qui tutti i ragazzi del club Granata Altavilla Silentina per ricordare il nostro caro amico Pasquale. Domanda obbligatoria: che cosa troverà a Borgo Cariglia chi verrà al Sime Country Festival? Sì, per questa terza edizione, questa prima serata ci sono i Chris e Damian's Band accompagnati dal gruppo di ballo Country Zone. Domani sera ci saranno le Sette Bocche, gruppo di musica popolare, mentre domenica sera ci sarà prima il nostro Michele Belmonte con una cover live e poi il tanto atteso attore cabarettista Biagio Izzo. Insomma, scenografia a tema country, tanto buon cibo e poi intrattenimento per tutte le età. Sì, sì, soprattutto per i bambini, gonfiabili per bambini, giro sul toro meccanico e poi soprattutto anche per gli adulti un giro gratuito a cavallo. Separation provided by magician. Do it, do it, do. Looking out by-
trunk, oh, oh boy. Look at all the happy creatures dancing all alone. Follow me to my room. Hey, I found no sorrow. Do it, do it, do. Looking out my window. È stata premiata presso la Casa Comunale di Roccadaspide la Joseph Dancing School per gli importanti risultati raggiunti a livello nazionale. Tra i vari atleti che si sono distinti anche alcuni ragazzi e alcune ragazze proprio di Roccadaspide. È un grande piacere per noi stamattina poi avere avuto la notizia di questa bella affermazione che hanno avuto a livello nazionale in gare impegnative dove hanno riscosso veramente successo con tanti primi posti. È qualcosa che insomma ci inorgoglisce, che ci fa piacere. Abbiamo giustamente e doverosamente ritenuto di dare un riconoscimento anche a loro per incentivarli a continuare nella pratica dello sport, in quella che è la loro disciplina, che con passione e grazie anche alla presenza di una scuola che gli consente di poter fare questo, che è la Joseph School, e che li porta a questi risultati. E quindi una sorta, diciamo così, di riconoscimento e di spinta a continuare ad impegnarsi sempre di più. Una cosa molto bella che rende felici loro, felici noi, è perché evidentemente anche questa capacità di questi nostri giovani, giovanissimi, bimbe e ragazzi di cimentarsi in queste discipline e lasciare un po' le altre cose è qualcosa di molto significativo, e noi lo vogliamo sottolineare con grande come dire, solennità, perché è qualcosa di giusto e positivo, è molto bello ed è un fatto che a noi rende veramente orgoglio e piacere. Come scuola di danza io ho la sede a Serra di Roccadaspide, degli atleti residenti a Roccadaspide sono arrivati in finale. Chi addirittura ha vinto per quanto riguarda i campionati italiani di categoria della FIDES, Federazione Italiana Danza e Sport Musicali, l'unica riconosciuta dal CONI. I campionati italiani di categoria si sono svolti a Rimini dall'8 al 20 luglio 2024. Le prossime gare in programma saranno il Mondiale a ottobre, il trofeo CONI, dove verrà Solidea Liberti con la sua partner Maria Teresa Volgare per il duo Street Show, e una gara Italian Sub Ballet che verrà fatta alla Spezia per gli atleti della scuola.